Notar Giovanni, visto che sta parlando di questa rivoluzione, voi avete fatto degli studi sulla struttura dei green job, questa rivoluzione, si leggono delle cifre, i green job aumentano, cioè la green economy aumenta di fatto i posti di lavoro, aumenta il volano economico, si leggono altre cifre, non è vero, perdiamo, ecco, credo che questo sia importante anche ai fini del master e per continuare la discussione per dare un quadro di riferimento a chi pensa di professionalizzarsi su questo. Bene, proverò a dare dei numeri, perché ovviamente nel momento in cui si sviluppano nuovi settori bisogna fare i conti con quelli che esistevano prima, quindi è sempre un saldo quello che deriva da questo tipo di sviluppo. Ma io credo comunque che tante cose siano già state dette, ma vorrei fare innanzitutto una riflessione mia, direi personale, rispetto al dibattito di oggi. Cioè io credo che il dibattito, accettando anche le suggestioni di Cibic, dico bene, cioè noi viviamo un momento di ambivalenza generale, io dico anche per me individuale, rispetto alle questioni che ci si pongono davanti. Cioè, perché è vero che la sostenibilità nel nostro paese, se tu fai una rilevazione per vedere quanti italiani sono disponibili a sviluppare rinnovabili, ottieni delle cifre. Noi avevamo fatto una rilevazione nel 2006, mi sembra, e veniva fuori appunto una grandissima disponibilità. Non si parlava di nucleare, non si parlava di nulla. Due anni fa il ministro dello sviluppo economico presentò una ricerca in cui veniva fuori che gli italiani non erano completamente contrari al nucleare, no? Magari poi bisogna capire come queste cose vengano fatte, però io credo che per noi non è facile dire abbiamo fatto la scelta della sostenibilità, anche se stiamo investendo, le rinnovabili si stanno sviluppando davvero, ti rispondo, i numeri sono dei numeri consistenti. No, noi abbiamo fatto una verifica prendendo prima in esame tutti gli studi fatti in Europa che riguardavano anche le proiezioni per l'Italia, poi li abbiamo messi dentro un modello econometrico, il professor Travaglini della Università di Camerino l'ha fatto un po' girare e vengono fuori appunto questi dati che non i 250.000 di cui ha parlato lo IEFE, ma probabilmente 100.000, un saldo di 50-60.000, da 60.000 a 100.000 da qui al 2020 è realistico, non è fuori. Poi ci sono delle informazioni che i quotidiani riportano che sono significative. Per esempio la Camera di Commercio di Milano ha tirato fuori questo dato qualche giorno fa, che nel primo trimestre del 2011 si sono estinte 11.000 aziende artigianali. Bene. Se vai a vedere, questo è il saldo, quelle che invece sono nate e si sono sviluppate sono nel settore chi lavora per l'efficienza energetica, quindi nei confronti non so, dei cappotti delle case, doppi vetri, la Mapei che fa questa chimica per... No, e tutte le rinnovabili sono andate avanti, ma fortemente, in Puglia, nel Lazio, ancora in Lombardia, dove pure si sono sviluppate parecchio. Quindi i dati, a proposito di Lombardia, il mio amico Meo Martini, sono stato con lui tanti anni a Leni, ha tirato fuori questo studio l'altro ieri di Asso Lombarda, in cui risulta che hanno indagato su 360 aziende che lavorano nella green economy e va dalle rinnovabili, trattamento dei rifiuti e fanno un fatturato di 50 miliardi all'anno, impiegano 25.000 persone stabili. Quindi dati inconfutabili, mi verrebbe da dire. Quindi sicuramente, ma io voglio citare una cosa personale, perché su questo poi però appunto ci vuole la continuità, debbono essere durevoli. Io ero a Rio nel 92 quando c'è stata la prima conferenza su sviluppo e ambiente, dove la Brundtland presentò il concetto di sviluppo sostenibile.
La delegazione italiana, forse allora lavorava ancora, no, era al ministero con Corrado Clini, Ruffolo era ministro, e da tutti i paesi partirono delle delegazioni, ma molto ufficiali, molto istituzionali. Noi riuscimmo in Italia a portare una delegazione, io mi misi in testa di portare tanti giovani e prendemmo un gruppo di Legambiente, dove i dirigenti di Legambiente sarebbero andati, però io facendoli anche, diciamo, aiutare, tra virgolette, da queste grandi aziende, e andammo giù con De Michelis, era una delegazione, partecipammo al negoziato ed era complesso entrare dentro il negoziato. Cioè, quindi voglio dire, a volte l'Italia sembra così spingere verso il nuovo, non so se verso gli stili di vita, verso il nuovo, che le aspettative, però... A me è capitata una cosa in casa mia un po' di anni fa, forse un 4-5 anni fa. Ospito il figlio di un mio amico tedesco, un insegnante di economia, in Umbria, e questo ragazzo arriva e dopo un giorno mi chiede, dice, come è organizzata la raccolta dei rifiuti? Io rimango, dico, beh, dice, in casa fate la raccolta differenziata? Io non la facevo, adesso la faccio, ma un po' di anni fa non la facevo. Bene, dopo qualche giorno si presenta, lui era andato in città, insomma, aveva comprato dei recipienti, aveva messo carta, vetro, aveva organizzato tutto, e nella settimana, 10 giorni che è stato ospite nostro, ha convinto anche i nostri a fare questa... Poi io pensavo, vabbè, alla fine il vetro lo porterò, perché per il vetro c'era già il trattamento, non mi ricordo perché, per quale altra cosa... Invece qualche giorno prima della sua partenza arriva un furgoncino delle Ferrovie dello Stato, carica questi cassonetti, va bene, li porta alla stazione. Io gli chiedo, insomma, arrivo dopo che tutto questo era avvenuto, insomma, lui ha spedito in Germania quelle cose perché si era reso conto che in Italia non sarebbero stati trattati questi rifiuti in modo differenziato. Allora, che cosa voglio dire? Cioè, il modo di pensare, il mettersi in discussione, la disponibilità a cambiare i propri stili di vita è fondamentale, altrimenti certo si porta avanti il 20-20-20 solamente perché c'è una decisione europea, perché il governo italiano, però io, il mio punto di vista è questo, noi dobbiamo cogliere questa occasione, cioè questa cosa è arrivata, la dobbiamo fare nostra, e per come sono fatte le aziende italiane, dove le produzioni di qualità, poco fa ho sentito parlare di eccellenze, di innovazione, io credo che questo carro lo dobbiamo prendere al volo, ci dobbiamo stare sopra, cioè leggevo Ermete Relacci insieme a Simbola, insieme alla Fondazione Edison, a volte ci fornisce dei dati interessanti, per esempio negli ultimi 8 anni la produzione di vino o l'esportazione, non ricordo bene questo dato, è scesa, forse l'esportazione del 40, no, la produzione in Italia è scesa quasi del 40%, però è aumentata l'esportazione, perché? Perché facciamo vini con maggiore qualità, quindi con facilità in termini di esportazione. Da ultimo, io credo per esempio che appunto gli orti, non gli orti, anche il Comune di Roma ha dato incarico a Rifkin di progettare appunto una nuova sostenibilità per il Comune, e dentro questo progetto c'è la rivitalizzazione degli orti, che è stata affidata a Pedrini, chi meglio di Pedrini per l'agricoltura. Ecco, io che sono romano devo dire, insomma, preferisco le grandi distese nelle paludi pontine dove si prepara l'insalata che posso comprare, però poi magari quando vado in campagna io coltivo il mio orto, ma è un bel impegno, l'acqua innanzitutto, insomma, sono delle cose di non poco conto. Invece continuo a pensare appunto che, per esempio, visto che c'è stato questo sviluppo di rinnovabili, la liberalizzazione ha favorito lo sviluppo di questa, diciamo, energia diffusa, se noi ci crediamo davvero a questa energia diffusa, ad esempio, dobbiamo fare delle infrastrutturazioni, le città debbono avere delle reti intelligenti, e quindi ogni città dovrebbe organizzarsi per questo,
appunto, bisogna mettere in grado poi quell'energia prodotta di veicolare, di andare sulle reti e di arrivare dove deve arrivare, perché se si ferma, oggi purtroppo tanta dell'energia prodotta non viene messa in rete, perché si incontra con altra energia prodotta nei grandi impianti, quindi bisogna mettersi d'accordo. È vero che i tedeschi pagano appunto qualcosa di più rispetto a noi in bolletta, però forse vengono informati delle decisioni, perché in Italia succede anche di questo, cioè che si decidono dei grandi incentivi, non si quantifica nemmeno l'ammontare e poi si spalmano in bolletta, oppure gli ultimi 300 milioni di euro che sono andati verso l'università, ben vengano, però sono stati utilizzati da ciò che veniva prelevato in bolletta per l'energia elettrica. Quindi ci sono una serie di cose che vanno diciamo messe a punto prima, però chiudo perché credo di essermi allargato già troppo. Ecco, io sono abbastanza convinto che questa che chiamiamo green economy, poi dobbiamo vedere meglio che cosa c'è dentro, sta producendo sviluppo, sta producendo innovazione, sta creando nuove figure professionali o riconvertendo alcune già esistenti, e per come è organizzata l'industria dei servizi in Italia è un'occasione secondo me da non perdere.